gli organizzatori e l'università ospitante e le strutture ospitanti, le istituzioni ospitanti. Come vi diceva Sandro, io sono Alfonsina Bellio, lavoro all'Università della Calabria con Vito Verdi. No, va bene così, non c'è problema. Dove da anni portiamo avanti insieme a Vito Verdi e sulla base dei suoi studi, oltre che ovviamente quelli di Massimo Cresta e di tutto un gruppo di pionieri per quanto riguarda gli studi sull'alimentazione come patto sociale locale in Italia, portiamo avanti una serie di percorsi che riguardano l'alimentazione nei suoi aspetti culturali e rituali. E quindi qui vi presenterò in estrema sintesi, nei 10 minuti di tempo concessi, le linee guida di questo percorso, anche utilizzando un testo che Vito Verdi aveva preparato e che io stessa ho ulteriormente sintetizzato e adattato all'occasione. Allora, affinché la dieta mediterranea possa essere riconosciuta e promossa come modello di dieta sostenibile, è importante innanzitutto procedere a una decostruzione e rivisitazione dei tre termini che compongono l'espressione. Poiché la sostenibilità nutrizionale, biologica, economica richiede in questo caso una riflessione culturale che consenta di uscire da slogan e da retoriche, troppo spesso visitate, soprattutto negli ultimi anni. In realtà la formulazione di un ideale culinario comune a tutti i paesi del Mediterraneo, che si verifica a partire dagli anni 50, si è spesso basata su un mito di eternità, fissità, e su un modello ideale e direi quasi religioso e morale di ascesi, frugalità e semplicità. E non bisogna tra l'altro dimenticare i notevoli interessi economici che sono ruotati attorno all'esaltazione acritica di una generica dieta mediterranea. La dieta mediterranea, come il Mediterraneo tutto, va vista nella sua storicità, nelle sue complesse articolazioni, nelle sue molteplici espressioni. Essa è esito di continue invenzioni, di scambi e di dialoghi ininterrotti tra i vari paesi che si affacciano sulle varie sponde del Mediterraneo, ma anche tra queste e il resto del mondo. Oggi è molto diffusa una retorica della dietetica generalizzata che ossessiona le società occidentali. L'idea di dieta oggi è intesa quasi come digiuno che evoca solitudine alimentare, tristezza direi, restrizione. È già stato ricordato